Nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne, un cavaliere ha sorpreso Ida recandosi a Brescia. La tronista non se lo aspettava proprio. Uomini e Donne sta per arrivare alla fine. Non manca molto alla conclusione della presente stagione. A maggio, infatti, Ida e Daniele dovranno fare una scelta e chiudere il loro trono. Per la tronista le cose, fin dall'inizio, non sono mai state facili. Ha sempre sentito da parte dei suoi corteggiatori, e in particolare attualmente da Mario e Pierpaolo, poco interesse. Proprio per questo, in una recente puntata, ha confessato di voler abbandonare il trono. Maria ha cercato di convincerla a restare, invitandola a prendersi una settimana di pausa. Ed a quanto pare, come rivelano le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ida ha scelto di continuare il suo percorso. Infatti, nella registrazione successiva si è presentata in studio e si è lasciata andare ad un'importante confessione. Parole che arrivano dopo un'inaspettata sorpresa da parte di un cavaliere. L'uomo si è recato a Brescia dove abita per dimostrarle quello che prova nei suoi confronti. Uomini e Donne. Anticipazioni. Il cavaliere ha fatto per Ida un gesto inaspettato. Nelle prossime puntate di Uomini e di Donne, come riportano le anticipazioni, Ida, dopo aver fatto sapere di voler abbandonare il trono, rivelerà di aver deciso di restare. Una decisione arrivata soprattutto dopo un gesto da parte di Pierpaolo. Quest'ultimo, infatti, si recherà a Brescia per dimostrarle il suo interesse, visto che la donna aveva raccontato di non vedere, da parte sua e di Mario, nessun tipo di corteggiamento. Il cavaliere andrà, quindi, a trovarla dove abita, ma inizialmente non sarà accolto dalla tronista. Non si darà per vinto. E il giorno dopo, al mattino, si recherà nel suo negozio, per portarle la colazione. A quel punto, la donna si mostrerà parecchio sorpresa e soprattutto contenta, tanto da accoglierlo con un sorriso. Lei stessa, poi, nella nuova puntata, ha raccontato di aver cambiato idea, sulla possibilità di andare via dal programma, proprio dopo il gesto fatto da Pierpaolo. Sembrerebbe, quindi, che sia sempre più propensa a scegliere quest'ultimo. Inoltre, in una nuova registrazione, come riportato da Lorenzo Pugnaloni nelle ultime ore, Ida ha riferito che nonostante le piccole dimostrazioni di Mario e la bella esterna che hanno fatto, non riesce a sentire nulla da parte sua. Nel corso del programma, poi, sull'uomo sono arrivate parecchie segnalazioni, che hanno messo ancora più in dubbio la sincerità del suo interesse, tanto da lasciarla spesso perplessa.